Buonasera, buonasera a tutti Ah cioè tu proprio, ok ho capito no, già No, oggi, oggi non c'è speranza Oggi, Tanto loro si divertono quando mi incazzo con una yin Quindi tu dici partiamo così Partiamo in gloria partiamo Alchendraven prima della live Stiamo finendo gli argomenti Vè è dannato Martin, è tutta colpa sua Ma che, ma perché? Se sei una testa di cazzo cioè, noi facciamo la live più scialla per far partecipare tutti quanti voi. Abbiamo fatto 500 video su sto cazzo di canale. Ma ci stiamo a riprendere perché finalmente esce quella cazzo di serie TV su House of the Dragon? Stiamo a pensare a mille format diversi e comunque continuiamo a produrre video e stiamo a finire gli argomenti? Non si fa così. Ma vaffanculo, mm. va, ma cortesemente, oh, un po' di rispetto. Qua. qua stiamo a lavorare, ah, abbiamo un mese di video pronto, oltre un mese di video pronto. Vero, non contando quelli di questa settimana. I Patreon sanno che stanno video in anticipo, Sti oh, stiamo finendo settimane. gli argomenti. Un paio di coglioni, voi e tutta la razza vostra, di sta tipologia di utenti del cazzo, che vengono sempre a lamentarsi uno hanno un contenuto. Completamente gratuito su Youtube Si lamentano pure che vedono le pubblicità Quando Adiblock sfugge al controllo La puttana delle vostre mamme Quella notte che non ha fatto usare il preservativo A vostro padre La mannaggia al demonio Mannaggia eh, si, è si è spaccata la tastiera Ma baffangulo eh, Però si sì, Giustamente Me, me, diciamo me la riparo il al signor Alcendraven Facciamo almeno quei due video a settimana che non è facile portare argomenti in maniera costante sulle cronache. Anziché, sai, essere contenti, si, ci si lamenta sa, pure. Sa otto anni che portiamo video su una cosa che sta ferma da 12, da 12 anni. Sta ferma, sta ferma da prima di quando abbiamo iniziato. Da prima che iniziassimo, sta fermo, sta cazzo di saga. Eh, però. Invece sono contento del commento di Manuel, che dice che è la prima volta che ci vede in live, ma che ci recupererà stanotte alle tre. Io stanotte mi sveglierò e penserò a te che sarà recuperando i, i video. Comunque, un salutone a Davide Alchemist, iscrivetevi al suo canale, Merdine. Che lui ci ha fatto praticamente tutti quanti gli audio del, degli ultimi 27 video. quindi... È... Trovate tutti i link nella descrizione dell'ultimo video di martedì scorso. Mi raccomando. Che sono sicuro che avete visto. Sì, l'ha visto in mondo quel video, quindi... E di messaggi e eh. cose? Eh, Sai, ti voglio... vuoi che ti insegniamo la depressione? Ecco perché c'è un mese d'anticipo di video. La depressione. Sembra una cosa positiva, ma non è per noi. Mi trovo in un ma magari fossi Sgarbi Io guadagnerei i soldi senza fare assolutamente un cacchio se non andare in televisione a urlare, invece non sono ricco come Sgarbi, non ho fatto 27 figli legittimi in giro per il mondo, Mo' viene il lo Sgarbi a denunciarmi per questa cosa, però è la verità. E eh vabbè, poi diventi famoso per aver denunciato Sgarbi. Beh, Beh penso è una stato... Sì, effettivamente, sì, 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 sì. sì, sì. Ah, eh, madonna. Va bene, buonasera a tutti. Buonasera. buonasera. Tutti Salutiamo quanti. tutti quanti, buonasera carissimi, eh, non, non rompete il cazzo che io sono già girato di palle così come sto. Eh, a posto. A posto. Sono Ghita, devo recuperare eh. il suo libro di Gotham ma prima o poi lo recupero. Brava Greta, così si fa. Tra l'altro consiglio di recuperare il prologo del secondo libro, perché nel prologo del secondo libro c'è Macchia e voi volete sentire la voce di Avitalchimista Alchimista su Macchia. Ve lo dico io. Allora. B banalmente potrebbero leggere il POV più lungo di tutti i tempi. Ovvero il singolo POV di Maestro Crescen, Che ha tante pagine quante John Connington. Ha quasi quasi più pagine di Bran. Di, di Bran e la danza di Anaki, sicuro lo supera. Guarda, forse sì. Crescen, vero protagonista di Aso. Io. <ride> cazzarola. Cazzarola. E lui è Azarai. Su è la canzone del ghiaccio e del fuoco. Vittorio ora si mette la parrucca bionda di nuovo? Non è bastato il discorso con la parrucca bionda, ragazzi? Allora. Un secondo, un secondo è stato. Allora, oggi parliamo di scene belle in teoria o brutte dal, dal punto di vista, non so. Magari avete un concetto strano di soddisfacente e tutto questo perché. Niente, sono andato su Reddit a vedere c'è qualcosa di interessante <ride> e un tizio ha scritto: Buongiorno, ragazzi, qual è la vostra scena più soddisfacente? E io, questa la possiamo chiedere ai nostri iscritti a parlarne e parlarne. La settimana prossima ci stiamo preparando sempre per informare il signor Alkendraven di, di quello che stiamo lavorando una live tematica perché probabilmente ci sarà è settimana prossima o settimana l'altra che esce può anche essere la prossima, prossima o settimana prossima o l'altra ormai st 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 stiamo 27 video avanti una settimana monotematica su una famiglia quindi probabilmente Bo faremo come abbiamo fatto con i Dane live video del martedì e del venerdì a tema a tema sì però dobbiamo prima trovare un po' un argomento per il tema perché con i Dane ci lasciara. che è sempre propensa a regalarci perle, ricordiamo tra l'altro se avete visto quella live e ricorderete l'argomento principale centauri cavalli robe ne riparliamo venerdì col, col video che uscirà quindi penso che siete già preparati e pronti invece detto questo oggi eh, non ti ricordavi perché... mi ricordavo, non mi ricordavo il, il pene di sei piedi di Ben Plum, il Penone la lapo di Ben Plum, Ossifer Plum, che è sempre sua la canzone del ghiaccio del po'. Tra l'altro, Ben Plum, stavamo riflettendo essendo figlio di uh, figlia erede di Targaryen, comunque di persone di Westeros, la madre Dotrache lui dice di avere avi di Yib delle città libere forse anche delle isole dell'estate non mi ricordo però li cita tutti cioè lui, lui, lui veramente è veramente Azorai no lui è Azorai degli Azorai cioè, cioè lui ha un po' di sangue bottieri, da ogni sì. cultura quindi c'ha Azor Zazai, Azor Frappai Azor tutti quanti gli Azor Zazai dall'universo Lui detto Plum Cake dice Deidara di Plum Cake è solo la canzone del Ghiaccio del Fuoco, esatto. Sì, 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 assolutamente. Lui è anche. Lui è l'eletto di tutte le saghe, praticamente. Sì, sì. Qui sì, sì, sì. si è anche... Kaderak. Sì, sì, ovvio, da Di Dune anche di. Quoso, là, di Murkoch, come cazzo, chi si chiama lui? Eldrick. Eldrick di Melnibonet. E lui è l'eroe le, di tutti attraverso i multiversi. Sono ti sta lì, attaccando. È, è caduta la libreria scusate non è la prima volta che ti surscida no io qui tutti i libri perché giusto per farvi presente la grandezza dei libri che uso per, uh, per informarmi per il mio canale ce ne stanno altri tre che sono caduti per... cosette e eh, vabbè quindi noi che abbiamo fatto ci siamo scelti una scena per macro argomento, cioè i libri principali delle cronache, i libri esterni, quindi, che ne so, foca e sangue, il mondo del ghiaccio e del fuoco, la storia eccetera. di Planet volendo, però di Westeros prima della, della cronache, e poi una scena magari prettamente della serie televisiva uh, uh, e basta, una, una testa, no? E poi man mano ci dite le vostre in chat, magari leggiamo quelle che ci sono arrivate sui social. Poi, e le discutiamo. Anche perché poi, ce ne sono molte che si ripetono. Ma poi, tra l'altro, prendere dalla la serie è stata difficile perché le scene migliori della serie, a livello di soddisfazione personale, quale parte che sia che tu patteggi o non patteggi, in realtà sono quelle scene che stanno già nei libri. Quindi, in realtà, prendere delle scene inedite solo della serie che ti danno soddisfazione è incredibilmente difficile. Anche perché tendenzialmente la soddisfazione arriva col finale, ma il finale di Game of Thrones è. Um, notoriamente una cazzata quindi eh... sì, sì. ecco. la strada facile sarebbe andare oltre i libri però poi lì la eh, soddisfazione è stata vedere niente perché io voglio piangere pensando al finale della, della serie Vabbè, dai mo da settembre da settembre ci sbizzarriamo fra House of the Dragon e Signor Anel a vedere tutta la merda che produrranno Amazon e HBO e ci deluderanno ancora io... di più io oh paura. Madonna sì. No, io ho, ho, non ho tanta paura. Sono molto ottimista. E' House of the Dragon. Io vorrei... Non mettermi... altrettanto. Vorrei mettermi a cantare amelle. perché ho visto una delle tue immagini adesso qua su OBS, solo che se mi metto a cantare quella canzone spoilerò la scena che vorresti illustrare, quindi io sto, sto zitto. Vabbè, chi, chi inizia? Adesso lo faccio decidere al metodo più democratico del mondo, testa o croce. Um, hey, uh, testo o croce tu? Che, che scegli? Testa. Ok, ehi hey, Google? vittorio vittoria di Lancio una monetina. Non so se c'ho i suoni accesi. però, è uscito. Testa. Testa. Quindi inizio allora. Ragazzi, dovete sapere questa cosa. Ogni volta che facciamo il primo video che registriamo della giornata, io e Vittorio facciamo. La uh, Morra Cinese. La Morra cinese per decidere chi inizia. Perché poi di solito noi facciamo che un video lo inizio io, il secondo lo successivo lui, e a turno. Però, in modo tale che non c'è sempre lo stesso a iniziare il video. Di media, da, una streak di 12 a 2. Da otto anni a questa parte, io penso di aver vinto la Morra cinese quattro volte, cinque volte, vince sempre Vittorio, è una cosa incredibile. E come in Ant eh, Hunter, Io c ho, c ho il Nen. No, sai, io pure sono molto ottimista su of The Dragon. Così come ero ottimista che uscisse, però, Winds of Winter entro la fine dell'anno scorso. Capito? Quindi, no, io non lo so se va bene il mio ottimismo. Io quando sono ottimista su una cosa. Scappate. Quando Vittorio oh. e Lucio iniziano un video, gli dei lanciano una moneta. <ride> allora. Uh, abbiamo preparato delle immaginette con uh, le cose. La mia la metti alla fine, quando finisco di, di raccontare. Va bene. Perché io sono andato a prendere una scena che mi ha proprio soddisfatto a livello quasi fisico e che sono contento di poter raccontare perché in realtà non capita mai di poterlo fare, perché è una scena piccolina. Abbiamo pure parlato di, quelle, di quegli eventi, però non, non, non ci stava a farci un video su sta cosa, eccetera. Non ci sta neanche e... da lontano, a meno che non vuoi fare proprio la memata. che chiami qualcuno che a interpretare quella scena perché ho capito la scena di cui stai parlando. Eh no, quella dei libri, quella. quella del. del quarto libro, Banchetto dei Corvi, che tra l'altro è lo stesso libro che hai scelto tu. Che è sempre il libro che a livello di trama uno mette da, da parte, però poi in realtà c'ha le citazioni vero, che più fighe. <ride> e chi ha visto solo la serie non saprà neanche di cosa stiamo parlando perché riguarda. Uh, Jamie che durante questo libro va in giro per uh, le terre dei fiumi a risolvere un po' di casini e nel farlo si ferma anche ad Arrenal, cosa che non viene mostrata nella serie televisiva. E voi ricorderete che lui si allena con Irene Payne, uh, non con Bron perché è diversa la storia, perché deve imparare a usare l'altra mano. E sta ad Arrenal a cercare uh, i Limpain per il loro addestramento super seguito della notte e si ritrova a, parlare, a, a camminare ed arrivare fino alla uh, fossa del, dell'orso dove aveva salvato Brienne un po' di tempo prima. Capito, e lì però certo. ci trova un altro, uh, un altro compagnone, che è un cavaliere che lo stava accompagnando in questa missione, che è Ronnet Connington che tra l'altro li faceva pure da porta stendardo. Ora chi minchia è sto Ronet Connington? È il figlio del castellano di Posatoio del Grifone, il cugino del signor John Connington, quello che si è ritrovato poi con uh, tutte quante le proprietà espropriate, praticamente. Ed è uno stronzo, come dice Nicolò, anche se il messaggio era stato un attimino bannato da YouTube, perché YouTube è un verginello del cazzo, sì, oggi sono in full parolaccio. Sì, ora mi è andata, quindi. Sì, sì, sì. sì. E, sostanzialmente, siccome i Connington erano diventati una famiglia di semplici cavalieri, erano un pochettino nella merda. Il padre di Ronnet aveva avuto la furbata: io, mio figlio, lo faccio fidanzare con la lady di Tart, Brienne. Perché, eh, giustamente, è una famiglia di più alto lignaggio e tutto quanto. Quindi, questo qui è un ex spasimante di Brienne, Jamie lo incontra iniziano a parlare e questo gli chiede Eh, eh qui è dove c'è stato il combattimento con l'orso ma è vero che Brienne era nuda e, e Jimmy fa Ma che cazzo stai a dire che è questa storia no no era vestita, c'era cioè, il vestito tutto quanto e questo inizia fa eh però se fosse stata nuda l'orso sarebbe scappato e Jimmy fa scusami ma la conosci? e lui fa sì no la conosco sono stato anche un suo spasimante lo sono andato a conoscere gli ho pure portato una rosa una volta, dice tutto questo discorso. E noi questa cosa già la sappiamo perché nei capitoli di Brienne ogni tanto lei lo cita, a sto stronzo, sì. e, e si ricorda male di tutto, tutto quello che è successo dopo, perché questo qua poi continua a parlare e non fa altro che uh, insultare Brienne, ma proprio a, a profusione. Dice no, poi quando l'ho vista ho detto questa è la rosa, è l'unica cosa che avrei da me, me ne sono andato e comincia a dire delle cose tremende, fa uh, brienne è tipo una scrofa, anzi no, è peggio di una scrofa perché quelle hanno le tette più grandi, uh, poi fa immagino che uh, l'orso fosse meno peloso di lei, a quel momento stava per dire un'altra porcata probabilmente, Jimmy gli dà una sberla in faccia con la mano dorata, quella che pesa 5 kg, lo sbatte a terra violentemente. Questo rischia di bruciarsi con la lanterna. E li fa. Chiama la Brienne, porca puttana. La citazione, come dico io, non come sta scritta, ve lo dico: ho detto <ride> porca puttana. Io quando ho letto questa cosa, ho esultato, ho detto vaffanculo. Dove, doveva spaccargli la faccia, gliela ha spaccata. Perché effettivamente poi gli esce tutto il sangue. Era una mandatura di 5 kg. Ah, io proprio. Così. Ah, sono contento. Bravo Jimmy, ti voglio bene. E abbiamo è stato finito gli sano. argomenti, figli di puttana. Abbiamo fatto pure le grafiche per questa live del cazzo. Abbiamo finito gli argomenti, figli di puttana. E questo è stato uno dei momenti più, più belli, più stamano può carine, essere fero una, e può essere cosa... fuma, ma può essere anche oro. Però Vito. Una cosa magari un po' piccola, non è non passa agli annali. Non è Jimmy che sguela con Arthur Dane, però va a fare un culo a Ronnet Connington, Che da quel momento in poi lo perdiamo pure un po' di vista. Perché Jamie dice: Senti tu da qua te ne vai. Non ti voglio più vedere. Mi pare e niente, provetto. questa è stata. C'è questa scena incredibilmente figa. Tanto a me sorprende che non l'abbia ucciso con un colpo del genere comunque. Perché? Poteva finire male. Perché okay, comunque lui la forza nel braccio ce l'ha: non impugna la spada, ma c'ha una mano d'oro. Insomma, fa comunque male. Vabbè, Se uno ti prende forte col pugno, ti ammazza. che con una mano ti... d'oro. Però che è vero, Ned Conington, me l'immagino anche lui bello piazzato. Ah, capito, ma capì, ma la mano d'oro. Porca io l'ho detto, lo ripeto a Jamie, uno dei pochi motivi per cui non ho buttato il quarto libro nel chess. Sì, sono effettivamente quei POV che... Okay, tipo quelli di sono insopportabili, ma perché sono di una lentezza incredibile, almeno per quanto riguarda me. A me non sono mai piaciuti tantissimo. No, penso siano i meno apprezzati perché... Ok, bello, però già il libro non va avanti con la trama. Che va in giro girotondo a cercare sì. Sansa e tu sai che non la troverà mai. È un pochettino strano da leggere. Va bene, va bene. Eh, vado col mio dai libri, allora eh, sì, dai. Vabbè, io ho molto meno da raccontare. Sono un semplicione. Sto, sto pezzo. Sapete che io lo adoro, ma in realtà lo adoriamo in tanti e se ne sono banale. L'abbiamo anche utilizzato in un'altra live eh, in un altro video. Tra l'altro, il primo video post quarantena, prima quarantena Che facciamo durante il lockdown. Quindi quello, eh eh. quello grosso, eh, ragà. Sempre dal banchetto dei corvi. Eh, le serpi sono tutte quante bloccate. Arianna sta di fronte a Doran, questo uomo che più... sembra più vecchio di quello, che è stanco con la gotta. Pacifico guarda guarda i bambini a giocare lì proprio il vecchietto di turno vecchietto. che sta lì a mancano fare mancano solo i cantieri e poi, poi però Ariane eh, mi volevi togliere il trono perché hai detto che non sono più nel reti di lanciare le sue sì perché avevi un trono una corona da pre eh? dovevi andare a adesso a sposarti un principe poi i piani sono cambiati tua madre le cure eh, perché dove hai mandato il signor, uh, il signor Quentin a corteggiare la ragazza con i capelli verdi? E poi... Principe Doran no, è andato a prendere ciò che il nostro cuore desidera. Mamma, giustizia. Ciò che il nostro cuore desidera. Giustizia. Fuoco e sangue. Cioè, che cazzo volete? E Batman vendetta, giustizia, fuoco e sangue. Cioè, quello che prende il drago dalla scacchiera mentre lo dice, quanto è teatrale sta cosa. Dio santissimo. Ma quanto l'hanno fatto di merda nella serie, cioè, quanto è bella questa scena. Cioè, questa Mannaggia. cosa qui è una delle... delle... Cioè, uh, io mi lamento spesso, tra l'altro questo momento poteva essere benissimo Tywin che muore, preso dai libri, perché eh sì, è un'altra scena vediamoci. che è notorio che io lo adoro. E nella serie è resa Benino, cioè hanno tolto dei dettagli importanti, comunque regge. Il confronto sì. fra serie e libri qua in... non esiste. No, è imbarazzante, è proprio imbarazzante. È eh veramente dovuto. Perché poi tutto il capitolo, capito? È, è l'escalation. Cioè, passi: sì, Aldoran perché... che è pacifico, e è, è, è quello gentile che non fa male a nessuno. Che il popolo vede che è troppo debole. Tu vedi piano piano e questo qua gli viene il cazzo duro metaforicamente parlando. Sta lì. E qua, stiamo con tuo padre, col con tuo zio. Stavamo a, a programmata 20 anni. Se un solo anno... sapessi. Voi non avete capito un cazzo, ragazzine di merda. Perché poi vieni da tutto. Tutto il capitolo precedente di Erian che non sa più che è successo, chi l'ha tradita, sta da sola, non parla con nessuno. Poi, boom, arriva lui e ti butta. Sta sta scena che ti cambia tutta la prospettiva di Thorn poi da quel momento in poi perché capisci un po' chi è Doran. Poi vedremo come va a finire, però. Però sta scena, Dio mio, Dio mio. Vendetta, giustizia, fire and blood. Cioè che dai e dai e dai, orgasmi. Mi eravate un paio di infogliate che giocavano a Realpolitik, ma cammina. <ride> dio mio, Dio mio. Allora direi che a questo punto possiamo vedere un po' di delle loro tra le più gettonate. E ma... poi andiamo avanti, cambiamo... No, non argomento, però... a macroarea, diciamo così. Non ho messo l'acqua. Aiuto. Solo che è difficile capire se chi ha risposto ai vari post effettivamente si riferiva sulla serie o sulle libri perché giustamente tante scene eh, si ripetono. Eh... Allora, molti, molte morti ci sono. Beh va bene, normale. Al primo post in assoluto, quella che avete citato, è quella di Geoffrey. E me lo aspettavo tantissimo. Tanto che l'abbiamo messa in, uh, in thumbnail effettivamente tra le varie morti è quella più quotata qualcuno ha azzardato la morte di laisa arin che lo posso capire sì qualcuno... tipo, molti hanno citato e tra l'altro tra quelle che mi sono arrivate su twitter ma la stanno citando in continuazione anche in chat il signor giollare che ci racconta di come john fermi l'esecuzione per impiccagione dei traditori eh, dice la famosa frase Ed, fetch me a block cioè Ed, eh, portami, sì, sì, sì. portami il, il ceppo E eh, ammazza il signor Janos Lint devo, <ride> devo dire una cosa però Sulla morte di Janos Lint Che ci tengo molto Perché uh, È passata Diciamo la storia, la catchphrase di, di John che dice Fetch me a block perché effettivamente È, è, è molto da film no? Sì, sì. Molto, Saionara Baby, là, come fa la vista Baby, queste, queste cose qui. Però la cosa più figa di quella scena è, secondo me, cinque righe sotto, perché mentre John fa tutto il casino con Janos Lint, eccetera, il buon vecchio caro amico Stannis si affaccia al balcone della torre e, dopo che la testa di Janos Lint rotola, c'è l'ultimo rigo del capitolo che sono tre frasi brevissime. E sono tipo... Jon Snow guardò verso Stannis, punto. I loro occhi si incrociarono, punto. Stannis annui leggermente e se ne tornò nella, nella torre. È bellissimo quel finale. Cioè, quanto è bello avere l'approvazione la, di Stannis, in generale nella vita, ma poi in quel momento lì. Ma che poi è tutto pieno di sottintesi, quell'approvazione. Perché sicuramente Stannis conosceva Ned... Conosceva gli Stark cioè mm, ha visto probabilmente sapeva due... probabilmente sapeva di che pasta era fatto già Lint da, dalla capitale. Sì, 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 sì. Cioè, lì è quella scena è tutta piena. È proprio Stannis. Che dice: Tu, tu a te ti faccio re del nord. Cioè... Bravo, tu sei bravo, John. Tu sei bravo, <ride> hai fatto bene se non eh... l'avesse fatto, John, l'avrebbe fatto Stannis. Vabbè, Stannis non si metteva in mezzo a colocare. No, ai perché Stannis della... voleva solo benzina per il suo esercito alla fin fine. Non è che voleva. Quelli, che quelli erano cose dei guardiani della sì. notte. Se la gestivano loro. Però, Che poi nella serie c'è questa cosa. Perché c'è proprio l'inquadratura su Stannis che guarda. fa, Mh, Bravo. Peccato che non hanno messo la frase quella figa. Fetch me a block. Non so come mai hanno evitato di metterla. Però, sì, quella scena. Perché poi è già uno slint, cioè è il tizio che comunque ha tradito Ned, più o meno. Magari è, è più colpa di dito Corto che di Subba, però. Fanculo. Scusate, stavo starnutendo ma non è uscito lo starnuto, perdonate. Ah, vabbè. vabbè. molti dicono le nozze viola che equivale a dire la morte di... Di, Geoffrey. di Geoffrey. Io finisco quella di Twitter a sto punto, così posso chiudere qui e mi tolgo un peso di CPU. Ok. Okay. Abbiamo commentari di Arda e di Westeros Momenti soddisfacenti ce ne sono tanti In particolare quelli che riguardano Rob Per esempio quelli in cui si conquista la fiducia di John Amber Mozzandogli un dito Eh sì Quello è molto figo Molto figa la, la reazione di John Amber mm. Ho delle dita in meno Tu mm. sarai so sei re. il re del nord The king in the north <ride> è, è, è già lì che aveva deciso Va bene con un po' di anticipo va bene eh, Purple Wedding purple... eh, c'è Vincenzo che ci dice leggere di Edmure che sconfigge tutte le truppe Lannister, comprese quelle della montagna è vero una piccola gioia per Edmure anche se poi lo prendono in giro per questa cosa, però di fatti, è stato figo Janos Lint l'esecuzione di Janos Lint c'è Simone Pala che cita la morte di Kathleen. Sì, che... Madonna. Perché, povera Catlin. Ok, è un personaggio che tu all'inizio incominci a dire che è fastidioso, però poraccia, dai. Fastidioso, ma ci aveva ragione. Tutto sì, ci aveva sì, ragione. Sì. Sì, quasi sempre. Poi ce ne sono molti che parlano di Sersi, di quando è stata imprigionata, quando è stata punita, eccetera, eccetera, che pure un po' per Sersi mi dispiace, però già lei se lo meritava un po' più di Kathleen voglio dire, tutto sì, questo cazzo? odio. Eh, niente, queste sono. La, ah, la lenta morte che la montagna ha riservato a Vargot, pure lì, un altro personaggio che si meritava la tortura, giustamente. Sì. Eh, morte di no, Janos Lindy. Lo scioglimento... No, no, questa è la serie, ci torniamo dopo. Niente, scusate, non ho detto niente. Vabbè, tanto, spoiler, capirà. E uh, delle sì, varie chiacchierate tra Aria e Tywin che... Capisco, sono belle scene, però soddisfacente non so se è il termine che userei. Non... Cioè. Ce ne stavano pochi di momenti in quelle chiacchierate che erano effettivamente que quel momento che ti fa fare oh, Sì! Eh, erano fighe. Però erano non. Erano fighe. Mm. Tra l'altro, pensandoci, questo la... era un commento solo per la serie. Sì. Eh, non dovevo leggerlo. E a questo punto passiamo ai a nostri momenti migliori della serie. di dottore. Devo andare io? Eh sì, sembra hai vinto tu la monetina, quindi è tu, tu. È lo tuo, turno. Ah, questa qui è più semplice perché sostanzialmente... Che poi in realtà poi sembra lava da girare, sembra i stessi personaggi sono. Sì. <ride> Mi sono sforzato di pensare un momento nella serie che non poteva stare nei libri, prendendolo quindi dalle ultime stagioni superate gli eventi di... Di i Sweet Dragons, mi sono detto: l'unico che ha un suo senso, forse che tu dici dai, ci sta, è quando Brienne viene fatta cavaliera da jimmy in un contesto tra l'altro molto figo. Perché quando succede è insieme alla scena di Podrick che canta e quella canzone è molto bella, è giusto che Brienne venga nominata, è giusto che sia jimmy a farlo in quel contesto lì. La scena è bella, poi la chiamano Cavaliere dei Sette Regni, che è un piccolo, una piccola citazione al libro di Martin. Buonasera, ai ragazzi del podcast. E... Uh, nel frattempo, quel quella che sentite in sottofondo questa. è uh, Jenny di Vecchie Pietre di, del solito Danilo Ruggito dall'anima che abbiamo utilizzato nel nostro video. Che salutiamo. Sì. Eh. Salutiamo, iscrivetevi al suo canale, bla bla bla. Quella... Dai, questa scena ci sta secondo me anche se è delle ultime stagioni. E... Tu dici dai. Mo poi potete anche morire tutti, però Brienne è stata fe... ha avuto una gioia nella vita e quindi io mi sento felice per lei. E... Ma sei contento. Ma fino alla seconda puntata, l'ottava stagione, prometteva benissimo. Eh? Sì, no, là stavamo ancora con la speranza. L certo. Là c'era effettivamente di tutto, lì c'era... Una wholesomeness di emozioni, sentimenti, rube vari, cioè ci stava. Ah. Poi è cominciata. Vado. Va La cosa bella. bella è che i primi due episodi sono abbastanza tranquilli, non succede troppo. E Tostella, che dici, dai, è un buon inizio. Sono quegli episodi che tu gli dai sei. In prospettiva dei sette degli otto del gran finale, sì, sì, poi sì. finisce la stagione e scopri che quei sei sono i voti più alti che darai. Per, per forza, perché è Seven Kingdoms. C'era tutta quanta la roba lì che era lenta nei primi episodi. Perché poi sarebbe dovuto esplodere la roba. Sì, erano fatti sì. bene, costruiti per creare pathos. Mm, cazzo, però. È invece poi l'highlight piccolo... è stato il build up è stato sì. questo momento qui sì, sì, ad... uno degli highlight è stato molto molto triste io invece torno molto molto indietro con uh... sempre qui per non mettere una scena nella serie che magari era resa bene perché nei libri ha resa bene quindi non hanno fatto chissà quale gran lavoro tipo le nozze rosse a me piacciono un sacco a livello di pugno nello stomaco proprio prepotente però torniamo alla terza stagione se non mi sbaglio. Questa scena. Quando ancora gli sceneggiatori non si drogavano, perché poi, evidentemente, hanno fatto una cura di LSD e fosforo. Penso si siano andati l'alto fuoco fosforo. a un certo punto. Non lo so, non lo so, non e... lo sanno neanche loro. T tanto epico come discorso quello fra Dito Corto e Varist meritarsi l'essere sottofondo del trailer di quella stagione, praticamente. Chaos isn't a pit, Chaos is a lead. È... è una di quelle scene fenomenali, forse è una delle ultime in cui vediamo loro due discutere e insieme, così. sì, forse è proprio l'ultima. È... è tutta questa storia sul potere e non potere. Tra l'altro qua si... si sentiva un pochettino la vena anarchica, diciamo così, di Varis, quella che è un pochettino emersa. Nelle ultime stagioni, la faccenda del popolo, del bene sì, di sì, Westeros, sì. più del trono, dei titoli a Rubevari, e poi c'è Tito Corto. Il caos non è un pozzo, il caos è una scala, tutti quanti uh, rimangono attaccati a delle illusioni, solo la scala è reale, non resta che salire. Eh, questo cattività. è uno dei dialoghi più belli in assoluto, che hanno scritto solo per la serie. Poteva stare questo discorso tranquillamente nei libri eh, di la coerente con dito corto, sì, sì, poi veramente sì. ha, ha preso molto l'immaginario il... ah Maurizio. Ah, viva Ozzy uh, oggi. Ho messo la maglietta dei Fan Before You Came. Solo pensando a Maurizio, che mi aveva detto che forse passava in live. Beh, per chi non lo sapesse, Maurizio ci ha disegnato un pochettino di, di, di magliette, un pochettino di grafiche, è un fumettista sì, tra le altre cose. Quindi, eh, eh, allora, no, ciao. Eh, sì, è strano che abbia scelto tu una scena su dito corto e non io. Sa cosa è la rivoluzione? Eh, Adesso. Vabbè. Questo, divento... questo è l'effetto dei capelli bianchi, mostrano venicura a me i capelli bianchi. Sì, vedi, tutto là, tutto là sta, no, inizia a capire. Perché. Sì, 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 poi inizia ad apprezzare Dito Corto, solo che lui ha più capelli sì, di me, sì. mannaggia il cazzo. Sì, sì, anche più soldi, immagino. Eh... Quando... Quando apriamo anche noi delle attività come Dito Corto? Ma fossero legali io mi ci butterei a capofitto, eh. sia come usufruttore che come... come proprietario, un altro po'. eh Ah Chiamiamo il sì, governo sì. e diciamo. Oi. Rimettiamo i bordelli. Vai, vai! arrivano le femministe ci ammazzano tutti per sta cosa. Tu lo sai, vero? Perché non lo capisco. Si, scherz sono... si scherzava. Non capisco si, non mica che stiamo scherzando. Vi faceva dell'ironia subito, corpo ah. che è un personaggio di finzione, ricordiamolo. sempre. Sì, tanto, la gente non ne frega un cazzo <ride> che hanno litigato in chat per chi era migliore. Fra Renis e Visegnolo, no, no, come si fa? Voi si siete fuori di cervello, ragazzi? Vabbè, comunque, dai. Ah. e poi la migliore era Oris Baratheon, ovvio, ovvio, <ride> mannaggia la miseria. C'è rimasto come argomento la storia... No, però devo leggere se ci sono commenti solo dedicati alla serie televisiva. Eh, ovviamente... I dialoghi fra Aria e Tywin, ovviamente. E ho, ho spoilerato. Giustamente la morte di Lord Sono stupido, Che non... purtroppo per il momento è avvenuta solo nella, nella serie, serie televisiva, ma non dubitiamo che la vedremo anche nei libri. Eh, uh, Dracaris ad no. Astapor. Sai che forse rende meglio in serie. Che... Poi secondo me rende molto meglio di più in serie. Perché per il discorso che non sai. Che lei sta capendo tutti gli insulti che gli stanno arrivando. Non potendo sì. leggere, c'è il colpestigo di scena. Sì. C'è cioè, il pesce nero che riesce a fuggire dalle nozze rosse. Questo penso faccia riferimento sulla serie. Perché lui va a fare la pipì sì. Va bene, va bene. Vado messo... al bagno e si sanno. Hanno messo il processo di Tyrion. Eppure lì il processo di Tyrion, secondo me, cioè, nella serie... Lì nel, nel libro è fatto bene, ma nella serie c'è Peter Dinklage tipo nel suo apice di forma. Quella penso sia una delle scene che ho letto più e più volte, cioè che ho visto di più in assoluto tutto il, il discorso finale, non tutto il processo, ma proprio il discorso finale trial by combat. Ma poi là è, è diverso anche l'ordine, perché tu nel libro uh, hai che tu che già sai che Oberyn si è proposto per fare il, um, il campione di Tyrion. l'accusa del trial by combat viene presa in considerazione, Tyrion ci pensa, lo faccio o non lo faccio e poi alla fine lo fa. Sì. Invece nella serie Te lo puoi immaginare perché c'è già stato il caso della valle, dove lui ha fatto il trial by combat. Però non tanto te l'aspetti, perché tu ci stanno facendo il processo. Chi è che può combattere, eccetera, eccetera. Sì. È un po' più a sorpresa, sì, sì. un po' di più. E là. quindi Felice, sì, proprio l'interpretazione lì, la, la fada da padrone: lì è tutto perfetto. Quindi puoi dire Poi niente. A... Uno a... degli Se... ultimi, com... sì, no, assolutamente. Uno degli ultimi commenti è John verso Ramsey, che giustamente anche lì eh, ancora non possiamo vedere il fato di, di, Ram di Ramsey nella, nella versione originale. Um, però In generale... a me nella serie non, non lo so, non, non, non mi ha così tanto impattato il conflitto fra i due bastardi. Ecco, non... Forse è più la vendetta di Sansa che non uh, la scassottata sì. con John. Sì, 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 quello sì, quello sì. Perché aveva più, più motivo di odiare Ramsay e Jon. Sì, ok. Anche lui però. Lady Wing of Life dice lo scioglimento del trono: eh, lo scioglimento del trono, se ti piace come è andata, se vuoi trovarci un senso, un senso di chiusura, puoi dire ok. Mi, mi soddisfa. È, è la ruota così. spezzata, quella che Denelis aveva detto qualche serie prima, qualche stagione prima. Però volendo allora... accontentarsi di un finale sì. accetta. Sì, quello... lo accetta, ci, ci può stare. Eh, eh, Into di no. il discorso fra robe e Cersi. Ci torniamo alle richieste della vostra chat. Tra l'altro, io ho timeoutato un utente perché era la. 72esima volta che ripeteva il coltello di Aria io... E eh? Come? Ah, coltello di Aria me lo voglio ficcare nel collo, il coltello di Aria. Vabbè, a parte quello. E allora, abbiamo esaurito i nostri argomenti eh, di cronache e Game of Thrones, quindi il nostro evento proveniente da, dai 5 libri delle cronache è quello da, dalla serie, dalle 8 stagioni. Andiamo nell'universo espanso, andiamo nella lore, Nella Laur. Nella... Andiamo con la la due la pezzi la... del 90. Tra l'altro il tuo è, è il precedente al mio, cioè eh sì, sono sì, uno vanno... protono dell'altro. Vanno più o meno nello stesso periodo. E, giustamente molti di voi si sono detti il momento più soddisfacente è la morte di Geoffrey. Però a me viene sempre un po' di dispiacere perché era comunque un ragazzino Geoffrey. Quindi mi sono scelto la morte di original Geoffrey, real one, Chad Geoffrey, che è il oh. signor Megor il crudile. Perché in realtà sono molto influenzato dal fatto di aver riletto quella parte domenica, cioè ieri. Quindi ce l'avevo troppo in testa. Perché Megor è pazzo sin da dagli... lì dall'inizio ricordiamoci che lui prende un calcio da un cavallo e questa poteva essere la mia scena però ho detto no vabbè è troppo, è troppo meme prende un calcio da un cavallo si rialza e lo fa a pezzi e poi l'ha venduta al macellaio se lo sono mangiato non è scritto in fuoco e sangue però te lo assicuro e, però c'è cioè, stata una cosa cioè se tu lo, lo rileggi è stato proprio un peggiorare sempre di più ma proprio a assai assai, assai. Cioè, all'inizio del regno lui tipo non sei d'accordo ti decapito, che vabbè ci sta alla fin fine. Invece poi dopo trova modi sempre più elaborati per torturare e poi uccidere le persone. Sì. Che, che, che proprio da film horror. quasi. aveva la moglie torturatrice Megor, ricordiamocelo. Eh, quindi... eh. Che alla fine poi è stata torturata lei stessa perché ha confessato di aver avvelenato le mogli e non aveva permesso a Megor di avere dei figli. E poi, appunto, c'è stato il matrimonio finale con tre vedove. Lo ha fatto una cosa incredibile, perché oltre a costringere sua nipote a sposarlo, minacciando di morte le figlie, dopo aver sposato una vedova di un cavaliere che aveva combattuto contro di lui in battaglia, quindi non penso fosse proprio contenta di questo matrimonio. Anche perché lui quel cavaliere l'aveva spappolato. Poi un altro. Un'altra moglie invece era maritata con un cavaliere fedele a Megor, però siccome lei era giovane e fertile, diciamo che lui è un traditore, facciamolo uccidere. Tutto, cioè, è un'escalation incredibile di cose, una peggiore dell'altra. Quindi, Tostella che dice: No, questo deve proprio morire, questo deve proprio morire. Sì. E poi, dopo, dopo, que, dopo questo matrimonio, cioè, cioè lo, lo cominciano ad abbandonare tutti. Uh, uh, Jeris ricompare a si chiama storm Sand, come si chiama capotempesta, capotempesta. con uh, alisanne con la madre con la spada perché l'avevano pure rubato sì, dark sì. sister Eh, non lo ricordo cosa io. eh sì perché anche sì, sì, fuoco sì. nero poi gliela rubano quindi, cioè la prende vabbè, un casino le spade quindi tu stella dice tutto ah mo, è il casino e poi megor richiama tutti dai facciamo la guerra non risponde nessuno tutti che passano con geris alla fine lui caccia tutti dice devo andare a pensare sul trono di spade e lo ritrovano nel giorno dopo che io voglio sperare ci si sia messo lui in quella posizione con le lame che lo trapassano nel collo le, le, nelle braccia eccetera eccetera perché ci sono varie teorie su chi è stato o non è stato c'è chi dice magari la disperazione l'ha portato addirittura al suicidio sì. considerando che Megorirà era un pazzo sclerato magari no però voglio quasi sperare che tanto è stata un'escalation di sconfitte una dopo l'altra, che alla fine non ce l'ha proprio fatta più. Addirittura il di Clodire è stato spezzato da tutto questo. Ma metti che ha avuto tipo una crisi isterica: e la cominciava a sbattere la mano, perché comunque lui è abituato a fare rant criminali, sbattacchia persone. Metti che ha cominciato a sbattere braccia, busto sul trono di spada e si è veramente suicidato. Sarebbe, sarebbe, ancora, sarebbe ancora più giusto, Dio mio. Mimmo, Mimmo dice: A me piace pensare che se è scivolato su una buccia di banana, lì sarei ancora più contento, vaffanculo. Megor. è spezzato anche alle. lui dalla scala. <ride> Beh, no, poteva. Metti che lui batteva le braccia, comunque strisciava le braccia sopra al trono, poteva benissimo squarciarsi. Ricordiamoci che il trono non è come lo vediamo nella serie TV, ma è letteralmente sta. Terrificante cosa gargantuesca di spade arrugginite e bruciate. Ecco. E tra l'altro lui c'ha una, una lama che eh, lo attraversa attraverso il collo. Sì. E non. Cioè, è sempre stata così quella lama. Cioè, Eggon e Ennis si sedevano con una lama dritta dietro al collo. Che cazzo vuol dire? Sembra più che sia stata divelta in qualche maniera. Teoricamente sì, a meno che Ego non pensava che il concetto di spada di Damocle dovesse essere ripreso a Westeros e quindi campava sempre con la vita con una spada qui sulla nuca a ricordargli sì. che comunque sarebbe morto prima o poi. Poi uno starnuto. <ride> <ride> no, in realtà me, è morto per uno starnuto. Sapeva della spada dietro. Io so che moriva però... per uno starnuto, quindi figurarsi. L'allergia ha ucciso Megor il crudele. Sarebbe ancora meglio. Morto per il polline. E, e quindi. E quindi. Non lo so a che scena ti riferivi fra Solo che l'hai chiesto 77 volte. Non è un problema di cosa ti stavi riferendo. È che non si spamma in chat. Appena il time out. Punto. Per buona educazione. Ah, vado alla mia. Megor è morto, gli succede quel bravo simpatico ragazzo che è Geris che salutava sempre che è fuoco e sangue ci tiene a sottolineare a differenza di quanto abbiamo visto in, in nel mondo praticamente perché nel mondo lui passa solo per questo tizio saggio bravo spaccato ah, sì, sì. in fuoco e sangue c'è questa escalation in cui ogni 10 pagine circa Geris gli flippa la monetina in testa e va dal lato pazzo del sangue Targaryen. C'è questo momento in cui Geris e Alisanne si sposano perché, ok, e nessuno voleva in realtà perché c'era ancora casino con la chiesa, eh, la, il dogma lì dell'eccezione, la sacra eccezione come cacchio si chiamava, non era proprio affermatissimo e c'avevano sto Septon rompiballe, Septon Matteus che si chiama Matteus, perché non so che si pronuncerà in maniera diversa in inglese, tipo Matteus, ma no, ma è Matteus. Ah, ok. Che rompeva le balle, tant'è che sono dovute andare già una volta addosso di Drago uh, in capitale, Geris e Alisanne, per uh, dire a Stosetto Matteus, te devi andare fuori dai coglioni. Proprio così ha detto Geris. Ma io machino ci chiedono in chat. Che no, molto sì. più rompi Tanto è che da quel momento in poi, Jerry ci viene fatto vedere pure che si addestra un sacco in combattere. Cioè prende la spada incomincia ad allenarsi fino allo stremo. Perché sa che dovrà tirare fuori Pure i muscoli. Nonostante non debba fare come uh, il, il suo predecessore. Però arriva il momento in cui l'altro muore. Septol Matteus era aveva fatto tipo una mezzo sollevamento popolare contro gli incestuosi Targaryen. Eh, che vuoi che non intervenga addosso di Drago? Tutto quanto il, um, il caravan uh, del, 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 della corona parte. Ovviamente addosso di Drago, Alisan e Jedis fanno prima. Tutti i consiglieri. No, andate con calma, siete pacati, un cazzo. Eh, non puoi andare piano col drago. No, cioè, non puoi. Non, è che non puoi pu dire vai a 10 allora. Non vai, puoi fare assolutamente. Il drago. E quindi l'arrivo inaspettato di Vermito Reali d'Argento a vecchia città attirò migliaia di persone nelle strade. Nessuna notizia di loro venuta era stata inviata a precederli E in città erano in molti che terrorizzati si chiedevano cosa volesse significare. Nessuno, forse più di Septon Matteus, che informato sbiancò. C'è fa tutto sto discorso sulla pacatezza a Rubevarie, mentre c'era Alisane abbarbicata sulla torre dell'Alto Tempio. Che salutava. E Vermitor che stava lì dietro di lui. Come ci riferisce l'arcimaestro Goodwin? Il popolo acclamò, i maestri annuirono saggiamente, i Septon si, si scambiarono occhiate e pensarono ai draghi. Signori Septon, ammirate e eh, smettete di cacarci il cazzo. Questo era il riassunto de, di quella scena. Cegelis arriva con due draghi incazzati che soffiavano, sbattivano le ali che facevano pure ste folate di vento che a quanto pare avevano sollevato pure la gonnella di, di Matteus o oh, dell'anziano alto Septon, di quello che diavolo era. E poi... Pace, amore e tranquillità, pace mi amore. raccomando. Pace, amore e tranquillità. Nel frattempo indicava la moglie lì sulla torre. Ogni tanto volavano piccole fiamme in cielo. C'era un drago sull'alta torre. C'è un drago sul tempio delle, se delle sette punte, la stella a sette punte. È bello che ogni tanto, a vecchia città, devi fare vedere che c'hai i draghi c'era cioè, questo... questa cosa ogni sì, tanto sì. si scorda com cioè, come fai a scordarti che i Targaryen hanno i draghi che devi rompere finché non li vedi forse secondo me è che vogliono vedere i draghi <ride> Ma, i draghi sono troppo belli dobbiamo vederli rompiamo le palle Targaryen così ci vengono a minacciare con i draghi e ce li fanno vedere sono tutti Ron e Larryn, questi stronzi praticamente sì, volevano farsi pure loro il giro perché è come se ogni tanto la gente si scordasse, no? Vabbè, dai, facciamo guerra ai Targaryen, zio, ma quelli c'hanno i draghi, sì, vabbè, ma noi abbiamo 10.000 uomini, sì, ma quelli c'hanno i draghi, eh, ma sono incestuosi, sono cattivi, li dobbiamo uccidere, sì, ma come uccidi i draghi? Poi li vedono, si cagano tutti nelle mutande. Ma poi, che i Targaryen fossero incestuosi, allora, che cazzo gliene frega? Ma perché mi dovete far atomizzare dei draghi? Ma scusami, cioè, se il rischio è di essere bruciato vivo, ma fatti i cacchi. Tuoi, eh, insomma, Vincenzo. Quindi... Ti sei perso un botto di roba. Salutiamo il signor Gianandrea no, okay. È perché lui dice ogni volta che gli chiedono in chat che mi sono perso, lui risponde: Un botto di roba. Ah, ok, no, ma I, I didn't know, e adesso lo sai. Eh. Questo, queste, erano, queste erano le nostre scelte Al massimo si estingueranno dopo qualche generazione La genetica non sbaglia Ma infatti lasciali diventare dei mostri malati Di malattie genetiche rare fagli autodistruggere piuttosto che, che, che ti interessa? Perché devi stare lì a santimoniare Perché si sposa con la sorella Peter le palle. Fatelo in zuppa dove vuole, poveretto, lasciatelo in È eh, Sempre che si se non fare i fatti. No, senti, a me, quel discorso è quello: volevano uno dei draghi. Ah, per me ha più senso di eh, facciamo guerra contro la gente che ci può bruciare vivi, tipo con Quindi... quarto, magari no. Cioè che lui ha seminato per 47 stati diversi, eh? e con quarto. E eh, con quarto magari lasciamo no. perdere. Diego un quarto genona di mediocre per 60 perché quando le poi ha fatto danni. Sì, effettivamente. Sì, Dai, scriveteci altre, mo, altri momenti storici, però del, del passato, anche no, che so, Egg, Se vi viene in mente qualcosa. Alessandro Giacomelli, la mia scena è l'arrivo di Brinden Rivers con l'esercito a Bianche Mura. Quello è un momento che tu dici: ah. Finalmente tutto il finale di quel racconto. È fighissimo. Pure il duello finale del torneo. Tu sì. dici, ah, beh, così, così si conclude una storia, ed anche Deg erano. cioè, ti mettevano di buon umore, non te ne andavi no, depressione. No. I told you, stabbed to him through the throat. I'm better con a sword. Poi faremo la live perché capito le idee, non ne abbiamo. Con le migliori citazioni. Sarebbe che... figo. Sarebbe... Sì, sì sembra per la serie che abbiamo finito gli argomenti. Non è che ci vogliamo divertire insieme alla nostra. No, no, è perché abbiamo finito gli argomenti. Cioè, dobbiamo solo santimoniare noi per 47 ore di fila. Non è che ci possiamo un attimino. E comunque, devo ancora capire perché Luca parla più di Elric di Melnibonet. Che delle cronache in una live dedicata alle cronache perché ci vuole convincere in una maniera del tutto innocente, non sgamabile, poco 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 innocente. Io, 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 per ogni commento che, re, che leggo su Elric, posticipo di un mese l'inizio della mia lettura del libro. Anche tu la leggi di dieci mesi, quindi sì. ti sì. ho insegnato bene, Giovane sì. Padawan perché sì Cioè, che lo so, con gli off topic in generale eh. si parla di una cosa. Parliamo di questo, poi ci sarà tempo e modo in futuro di parlare di altro. La battaglia tra Demon e Demon pure volevo sceglierla, però poi mi sono detto magari non prendiamo niente di Fuoco e Sangue, Danza dei draghi, perché poi ci sarà tanto. ce cioè ne parleremo talmente tanto di Fuoco e Sangue, cioè no, della Danza dei draghi, che magari. Era meglio prendere qualcosa di prima o cioè, dopo. Certo, Però... è un momento molto soddisfacente vedere per un 94enne che salta da un drago un altro. Sì, ho eh. sì, cioè, capito. Eh... Ma poi, non, no, vabbè, non lo so, non lo so, non, volevo, non so cosa volevo dire. <ride> Mandno, ah, Dio mio, le piogge di Customer, eh... Sì! <ride> sì. <ride> Però, è, è come evento è figo, non sì, è tanto la vi... messa Però in non c'è una scena. No? Perché quello è raccontato un po' così, che poi in realtà sì, poche sangue è Sangue, e il mondo del ghiaccio del fuoco, magari non essendo romanzi, non c'hanno proprio il momento figo. Però ogni tanto Martin ce li scriveva come questi, questi momenti qui. Così come anche il momento tra Arren, il Nero e Egon, sì. quello poi è una parentesi di dialogo in mezzo a un racconto di storia. Ed era bello avere questi, questi momenti qui. Sì, sì, quella scena. Mi pare che. La... Ah, su Facebook. Stava come scena citata. Quella, è vero, mi ho dimenticato che esiste anche Facebook. Ci sono i commenti. C'è cioè, Facebook? Sì, ci sono sì, ancora. Ragazzi. Voi dovete sapere che Facebook per me non esiste più, cioè sono tipo: si sì, ma funziona male. Almeno come pagina per, per spammare cose. Sì, io non, non c'entro quasi più, però è sparito il commento. Prima ce n'erano due, mo ce n'è solo uno. Perfetto, niente. Perché niente. sempre Facebook funziona bene. C'è Arianna che ha fatto un elenco di eventi incredibili: la presa di Astapor di, di Daenerys, sia in tv che nei libri, la nascita dei draghi, la liberazione degli schiavi uh, di Yunkai, la presa di Merin quando Sessi viene imprigionata il cammino della vergogna, il processo di Tyrion e la morte di Tywin, Jamie e Zia Jen Aria dentro una Emilia che trasporta a Rivo il corpo di sua madre e morte di Joffrey Pr praticamente le cronache del Ghiaccio del fuoco <ride> Ah, vabbè, in realtà è una bella lista. Sono molte scene che abbiamo effettivamente già citato. O che okay, citeremo? Che okay, citeremo, non lo so. Però, eh sì, perché settimana tematica ne, ne parliamo tra poco di quella scena specifica. Ah sì sì, quindi... sì, sì, è vero. Eh, è vero. Io vi scordo sempre perché io quei video. Penso già che li hanno visti. Eh no, sta, sta, sta un mese di video pronto e quindi è. Eh. Bambi. In quel commento c'è uno spoiler per dei video. E voi non lo saprete fino al momento in cui non vedrete il video. O vi scriverete a Patreon per vedere 6 video in anticipo. Che potrebbe essere una tattica. Potreste darci un po' di, di soldi che metteremo da parte, e che terremo lì in attesa che il mondo esploda, perché è più o meno quello che stiamo facendo. Il mondo esploderà. Ma prima o poi si romperà una fotocamera, un microfono farà puff, una luce si fulminerà e quindi. Allora... Io. Speravo veramente nell'esplosione del mondo. Ah, e eh, vabbè. Bene. Stavo Comunque... leggendo la chat. Comunque, però non Domanda sul seno di Daenerys: come fa a essere integro dopo che i draghi sono andati da Essa? Questa è una bella domanda. Senti, Se non mi sbaglio. L'allattamento avviene solo nella scena dove si risvegliano, poi non lo descrive più. Voglio sperare che non avessero i denti. Magari appena nati i draghi non hanno Magari, i denti, ne dubito. Cioè, un du ne dubito comunque. E voglio sperarlo per Daenerys, sostanzialmente. Come... Però, Renny scopre: Renny che fa il culo a Harry e Potter. Ah, è vero che c'erano i personaggi che se univi i nomi usciva era... Harry Potter, era. Ricordavo che c'entrava la Rowling, però non mi ricordavo se era proprio Harry Potter. Solo nei libri, sì, è nei libri, sì, sì. Eh sì, sì. Vabbè. sì, Come si chiamava quello che stava oltre la baile e sacrificava i figli di Che eh. Anche una, la sua morte poteva essere un momento... Da, da citare volendo questo, sì, questo è il personaggio in generale. tutti la morte dei papà di Westeros tendenzialmente non è, un... non è mai una brutta scena tra Craster, Tywin. Non so, arriverà anche il momento di qualcun altro. Un uh, Manderly che offre le torte e eh, offre i tortini di carne, a un Beh. quel che è di soddisfacente, ecco. Mannaggia la miseria mm. Che mannaggia la miseria Martino ha un problema con le figure paterne Martino ha un sì. problema con un sacco di cose A livello familiare Martino ha un problema con i papà Con le mamme che muoiono sempre di parto Con le donne Con, con uh, uh, gli occhi Assai con tantissimo gli occhi. Personaggi che perdono gli occhi Come se non ci fosse un domani In tutte le, le cose che ha scritto sempre E anche quel video lo vedrete fa un mese con le tartarughe è un problema grosso. Si sì, ha avuto con le sorelle, volendo, Martin eh... è sessista. No, ha dei traumi, no, no. Martin ha sì, dei traumi no. profondi. Ha avuto storie d'amore complicate in quel senso lì, voleva dire, Vittorio. Sì, sì, sì. Tipo, la maggior parte dei personaggi che ha sempre scritto si ossessionano con una donna e finiscono. In esilio nelle torri perché, sì, sì, sì. fanno sì, proprio ha... incredibili le, le relazioni che ha avuto l'hanno lasciato molto segnato. E la si vita vide. a casa sua non gli piaceva, era noiosa, tutte quelle robe lì. Voleva scappare, sognava storie proprio per evadere da, dalla sua città. Sì, c'ha delle cose che l'hanno segnato profondamente e che si sono ripetute come archetipi. Nei, nei racconti io, io spero che non abbia neanche un cimitero vicino a casa martin guardate dopo un uomo stare. da carneteca io non, non voglio neanche più sapere niente riguardo alla presenza di cadaveri vicino a casa sua deve essere molto tranquillo martin ecco appunto <ride> perché poi ha detto che l'uomo da, da carneteca è stato molto personale come racconto e questa cosa mi spaventa molto perché io lo so che lui dice molto personale per la relazione complicata del protagonista però, però è un racconto ora... in cui utilizzano dei cadaveri come bambole del sesso quindi cioè, mi fai un racconto che ha il tema è necrofilia poi mi dici eh, è uno dei più personali, è proprio questo era uno dei più personali, signor Martin cioè hai cioè, cioè dei problemi seri George <ride> c'è il momento in cui Garland ha finalmente credito a Tyrion per il suo eroismo in battaglia con Tyrion che sfotti i bardi del matrimonio quello è molto bello, quello è molto bello. Signor Carlo, abbiamo fatto un video su George Martin e le tartarughe dove spieghiamo da dove nasce la passione di George Martin per questi animali. Non quindi, è un meme di per meme. sé, è proprio una cosa vera. Cioè. cioè, gli piacciono le tartarughe. Uomo da Carneteca Inicia è uno dei portate. racconti della serie dei Mille Mondi che ha analizzato Luccio, quindi recuperatevi il video. Se cercate sul canale Uomo da Carneteca lo trovate il video sì, vi basta siamo. che cercate sulla barra di youtube non penso ci siano altri video nel mondo quindi. anche perché quel video è pericoloso che esista per il nostro per il nostro canale in realtà cioè, è pericoloso eh, per la monetizzazione arrivare... Poi arriva l'Alto Sepson, la vecchia sì, sì. città, eh, ma mostrati... non si parla di queste cose. Sono andato a prendere i draghi. Poi devo prendere qua coso, Presidente Pendragon. Dobbiamo prendere, ma andavo con questi due. Tu, non ce la fanno a reggerci, questi due. Io posso prendere Pendragon, va bene. Che mi ricorda un triceratopo. <ride> Te lo dico. Martin è mai stato magro? Sì. È, è stato, stato... magrino non... eh, me, me, meno di ora diciamo così c'era meno Martin prima però. fisicamente era simile a me cioè è robusto però so. non è che stai provando una cosa del genere eh, no su youtube basta che ne parli basta che dici delle parole rischi tantissimo poi magari siamo fortunati se non ce le prende l'algoritmo perché poi è sempre una cosa automatica il metodo di censura tra Martin e il figlio perfetto di Vernon Dudley. <ride> no, un po'. Perché? Da giovane assomigliava a Chitarrinton, ma. Eh, in qualche foto forse Oddio, sì. Io qualche... non lo ah, so. Se, se trovi delle foto con gli occhiali simili, un pochettino c'è, sta cosa. Eh, vabbè, insomma, è stata un pochettino traumatica la signora, la signora vita del signor Martin, non, non va bene. Vabbè, però c'è il regalato Comunque, delle scene leggendarie. Come un cadavere che viene baciato e si rianima e vuole uccidere. Tutti, esatto. Arrivo. Comunque, tornando all'argomento principale della live, io in realtà sono andato a prendere quella scena un po' più piccolina. Perché volevo anche non prenderne una troppo esplicita, perché è chiaro che a livello di soddisfazione. La prima scena che mi è venuta in mente è stata eh, sempre relativa a John e a Stannis alla barriera. Mi riferisco a quando Stannis convoca John e gli fa: Salve, signor Giovanni Neve, lei è molto bravo. Che ne dice se io eh, adesso, in quanto unico vero re, le tolgo il nome da bastardo e la chiamo Stark? L'aiuta a riprendere il grande inverno, uccidendo, tra l'altro, gli stessi tizi che hanno devastato la sua famiglia Stark garantendole la vendetta. E in aggiunta le organizzò pure un matrimonio con questa signorina qui Val, che è tipo la best wife nel raggio di 500.000 km? E secondo me è molto soddisfacente il momento in cui John dice: E eh certo, accetto tutto. Ma, che ti sembra, è quello che ho sempre desiderato. E il capitolo si conclude con la frase E John, Val e Stannis conquistarono il Grande Inverno e vissero tutti felici e contenti. Certo, certo, certo. Sì, que sì. Quella è la mia frase preferita sì. forse della saga. È di tutti quanti i libri e del poi, mondo. Eh, penso sia, forse è troppo scontata da dirlo, infatti nessuno l'ha citata, pure penso sia la citazione più bella. Hai preso i medicinali sbagliati oggi, fratellino, non è che è successo Però perché eh, non, no, vabbè, eh, magari perché non sei fan di, degli star. no è che è un pochettino so. diversa la scena forse tu c'è la prima edizione del libro eh, quella è corretta c'è una scena un pochettino sistemata non eh, lo so forse l'ha tradotta male un errore di traduzione mi ricordo proprio e vissero felici e contenti uh, non è proprio così eh. è, poi hanno messo una postilla sotto e la questo continua un attimino <ride> oh. Ah, senti, mi, mi rileggo la versione in inglese eh, eh, però più o meno finirà così Cioè, quello è il finale del libro Ah, guarda, so. una persona sana di mente A cui offrono corona, dir diritti Ricchezze e una strapagnola del nord Probabilmente Cioè, a rigor di logica Vorrebbe che dice Sì, vendo il culo e l'anima a Stannis È ovvio Però È una cosa che la gente non... dovrebbe fare di base In realtà eh, La postilla era Eh volevi ah, mi ricordavo diversamente scusate da un po' che non rileggo il libro ricordavo cioè, questo, questo finale c'è questo momento okay. un pochettino <ride> solo vale io avrei accettato a Stannis darei tutto assolutamente sì bravo Mattia è così che si fa ma perché poi Stannis cioè, ti, ti risolve la vita che è John che non vuole farsi risolvere la vita che John è uno Stark potrà avere pure il sangue Targaryen Dane dei miei coglioni nel sangue nelle vene. Ma John è uno Stark, è un cazzo di Stark. E Niente è difficile trovare dei momenti soddisfacenti quando i personaggi fanno gli onorevoli. Se, se sei uno Stan degli Stark, il momento soddisfacente non lo trovi mai. Che ma magari dovrebbe arrivare, capito? Aspettare che arrivi, poi ci stiamo morendo. Cioè, il mio momento soddisfacente è Sirio Forella che si occupa di tre guardie reali con una spada rotta, solo che poi fa finire male. Cioè... Ah. <ride> eh, eh, vedi, è sempre quello: ti devi fermare a un certo punto, non devi andare mai oltre. Devi perché se arrivi gli occhi... e poi continuare tu, e Sirio Forella vesse felice e contento al grande inverno, ospitato da Stannis, John e Val. <ride> Perché Fino Forel poi a destra i figli di John. Eh sì, ovvio. No, Rob e Ned. Mi sto venendo I da due... piangere. I due gemellini. Che casualmente hanno gli occhi viola, non si sa come, <ride> non si sa perché, ma è tutto così. <ride> <ride> eh, scrivere sto. sto fanfiction alternate universe di cosa? Di... Ah, soia se fosse un mondo felice. <ride> Non dal punto di vista dei Bolton, ovviamente, poi magari ti il Bolton. Eh, infatti, so. eh. Ma andiamo, Sirio, Forest essere salvato. Sì, ma come? Certo, sì. sì. Chi, chi non ci crede? Sì, sì, Sirio è vivo nei nostri cuori, nei nostri pancreas, nei nostri intestini, anche. <ride> eh. Dio mio, esalo ragazzi, esalo. Io non respiro oggi. Dovete sapere questo. Non, sto, non riesco a respirare. Sì, oggi è brutta l'allergia. Mm. Ma non, non hai preso antistamini? No, li ho o... presi e tutto. Infatti, non sto discutendo come una merda. Ma è tipo mezza giornata che io non respiro. Quindi, hm. se non Dobbiamo vedo la mia, prendere... mi sarà il mio nuovo cano. E eh, no, è... Eh. Allora, John ha già detto no, capito? L'ha detto prima della fine. c'è... Con... Si è, si è tolto questa possibilità non ci dà neanche la possibilità di immaginare dovremmo cancellare tipo un libro prima per metterci questo finale uh, Silio Forel è bravo se si chiama Fario o, fa, o Fario col PH Forel o, o Massimo Fario Sorel Fario Sorel invece di Silio Forel eh, diventa Filio Sorel a me ciò che dà più soddisfazione sono gli insulti di Sandor, li pronuncia proprio bene. Secco e con la giusta enfasi. Una delle cose più belle proprio della serie è stata, vedere. No, dialoghi strani tra lui ed Aria. Quando, quando lei dice: Siro Forello è stato ucciso da Merin Trant, e lui fa: Mary fucking Trant! Ma no, nessun uomo si farebbe uccidere da Merin fucking Trant! Dio santo, sono sorella e Alleras. Vorrei vedere la morte di Limpay, ma perché? Ma, ma voi lo sapete? Che Limpay? Cioè, è un povero... È cioè, un povero <ride> ha avuto in culo da Tywin fortissimo. Da tutti è, sta è stato già punito per nulla, tra l'altro. Da Eris, da Tywin. Questo sta... ha no, da, uh, da Tywin. Cioè, è stato stupito lui a esaltare Tywin. Vero? si doveva stare zitto lui in No, caso. è che gli è diventato il servetto di quello stronzo di Geoffrey alla fin fine, il boia reale ah, ha eh, fatto eh, una sì, strage sì. per opera di un ragazzino del cazzo cioè, quanti che lo temono in realtà un poveraccio un povero scemo che poi ricordiamo che non è apparso più nella serie perché è morto l'attore, hanno preferito tagliare il personaggio e, perché sì. lui era morto di, di cancro era malato, poi... L'hanno cambiato con Bron. Che per carità ci stava pure come modifica. Il mio momento preferito è quando qualcuno alla Mondadori ha tradotto The Titan Rose come il titano rosa. Sono anni e lo voglio sulla maglietta. Buonasera. Ho visto che hanno fatto un'edizione nuova, però dubito che abbiano fatto una traduzione anche nuova. Sicuramente è solo la copertina. Sono pure belline, però. Qual è la quinta edizione diversa con le copertine rigide, in pelle? Che non continuerà poi... mai. Il punto è quello: cioè, anche se esce il sesto libro, tutte quelle che hanno fatto finora le continueranno? No. Cioè, chi ha comprato quella con i simboli dinastici dei martel, dei grey joy? Poi si ritroverà un sesto libro così. O faranno solo l'ultima edizione: assolutamente nulla. Assolutamente. Io capisco che già porsi il problema vuol dire essere molto ottimisti però A me non piace quella nuova edizione, mi sembra una serie di enciclopedie Senti e Io non le trovo utili, cioè No, non sono utili perché se non hanno cambiato la traduzione non servono proprio a niente L'unica cosa bella è che hanno messo i titoli proprio veri Si chiama proprio Un gioco dei troni un banchetto per i corvi ci cioè, hanno messo il titolo finalmente vero cioè, io spero che un giorno sta cacchio di saga la chiamino la canzone del ghiaccio e del fuoco ufficialmente su... sui libri perché ci cioè, hanno messo le cronache perché fa più fantasy eh sì, no? Più le formative. cronache di Narnia facciamo le cronache del ghiaccio e del fuoco però è importante che si chiami la canzone del ghiaccio e del fuoco eh sì. perché è un elemento che ricorre nella trama poco, me ne rendo conto però nel è finale importante. dovrebbe Dovrebbe ritornare La cena fra Giano Slint e Tyrion è il massimo È una bella sì. scena quella Sì, 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 sì. sì. Sia nei e libri poi, che ah. nella serie Tanta roba Fa da prologo a Giano Slint Che poi va alla barriera E ci ricolleghiamo a Fetch Block Canzone del ghiaccio del fuoco Va che bel titolo per un fantasy eh, uh. eh, ma ci sta Lucio che ne pensi del destino di Loki Come Guarda ora lo vado a prendere e lo leggiamo. Tanto se gli do l'autorizzazione lo possiamo fare, no? Cazzo se ne frega. Ah, beh, io posso anche leggere il 20% del libro. Eh, è giusto. E tu non puoi dirmi niente. Assolutamente nulla. Lo chiameremo il sonetto del ghiaccio del... si, eh, sì. E... L'elegia del, gra... del ghiaccio e del fuoco. Io te l'ho sentito positivamente. Grazie, dai, Dara. Grazie, 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 grazie. Le terzine del ghiaccio e del fuoco. Vabbè, allora, decidiamo il nome di questa saga in italiano, che deve essere né le cronache né la canzone. Ma dopo tutta la guerra dei Cinque Re è rimasto qualcuno nel continente? Martino ha mai detto quanto monta la cicla di popolazione di West? No. no. non lo saprà neanche lui. Però, penso che a Terre del Re vada sul milione? Viene detto da qualche parte? Mi pare di sì. Forse anche vecchie città. abbiamo Poi... qualcosa? Sì, di queste città più grandi. Anche tipo, cos'era Planky Postal. Town. Abbiamo qualche menzione. Plunky Town. Però non, non penso ci ti mai quanta gente c'è. Sì. Le ci narrative. Ti... Magari tipo tutto. dice: Planky Town è l'insediamento più grande di Dorn. Ok, ma a Dorn quanta gente c'è? Sì, sì, infatti. Siamo nell'ordine dei 2 che... milioni. Abbiamo le truppe ogni tanto. 20.000 uomini da qua, eh, 30.000 sì, sì. là, e dove cazzo li hai preso tutti questi uomini che al tuo piano è un buco così che okay, vanno su a grano che cresce come niente. Però okay. Però Ma penso che Martini non si sia mai posto il problema. Anche perché nel momento in cui dice quant'è la popolazione, poi deve rispettare quel numero. Quei... I numeri regionali se li dà invece non dice niente. Sì, per carità, che poi si deve fare pure i calcoli sulla popolazione. Quello si complica ancora di più la vita. Dai, dai, mi Il prego. Il rap del ghiaccio e del fuoco. La, la cantica, cantica del ghiaccio e del fuoco. L'esametro dattilico del ghiaccio e del fuoco. Il giambico del ghiaccio e del fuoco. Ah. E vedo de che casillavo. siete uomini di cultura classica, ragazzi. L'MP3 del Ghiaccio e del Fuoco. La ballata del Ghiaccio e del Fuoco, già... Oh, già dire, di canzone, senso. sì. sì. È più... Già ha maggiore senso. Ma è vero che li stavo leggendo in, in serie, no? l'MP3, la ballata, la narrativa, e poi il discorso tra Jamie e Pesce Niro, che nella mia mente... Cioè, lo stavo leggendo con <ride> l'enfasi della canzone Pecheniro. del Ghiaccio e del Fuoco. La tamuriata del Ghiaccio e del Fuoco. Lo scazzonte del ghiaccio e del fuoco Ma eh, è qua? Ah, delirio Lo scazzonte, Dio mio Gli epodi del ghiaccio e del fuoco va bene, va bene Cosa pensate di Elder Scrolls del ghiaccio e del fuoco? Ah no, aspetta, era una domanda Non ci ho mai giocato Ho giocato a Elder Scrolls 4 e 5 Qualcosina dell'online Bello il mondo, bella la libertà, il combat system è una cazzata, è proprio una merda. Però ci ho giocato 100 ore. Cioè, Nonostante quello... a Skyrim non so obblighi in quanto ci ho giocato. La serenata del ghiaccio e del fuoco. La immaginati ghiaccio. a fare una serenata del genere, 5 libri, 3 miliardi di parole. Madonna, la commedia la ghiaccio comm del ghiaccio del fuoco... Non c'è niente di commedia, dove dov'è la tiso... commedia? Ah, intiso, in intiso senso... la commedia, quindi, eh, ah, la grande commedia, eh sì. ok, va bene. Lo sbarione del ghiaccio e del fuoco. Ci Sono sta. Tutti quei fan hanno fatto dei calcoli per le regioni, per arrangiare Westeros da, va da 70 a 90 milioni di persone. Ok, scusami. 70 milioni di persone è poco più dell'Italia, però in un contesto medievale, ok. è no, che in un continente 70 milioni di persone in un contesto medievale... Sono sfraccielo incredibile, ok? Però 70 milioni di persone, allora, questi sono comunque calcoli che ha fatto qualcuno. Va oh, bene, l'epopea. L'epopea. Però perdere non è più una canzone, non è più il, il re caparezza del ghiaccio il e del caparezza, fuoco. Sì. Sicuramente. Questa... Caparezza... Se andiamo da caparezza, e diciamo: fai un concept album sul trono di spada. È capace che ci tira fuori un capolavoro incredibile. Sì, secondo me sì. E potremmo andare fisicamente da Caparezza in questo momento. Sì, potremmo cosa Scendere per la domanda. Comunque lo incontriamo a Signor Michele? No, Scusa, fai un concept album su Sesto Tono di Spada dia... e Sì. No, però lo potrei fare. Paga no, lo dia, sì, pagatemelo. Eh, e lì eh alziamo no, le mani. Dì. Diventa un piccolo problema. Il piano Band. Io direi che col piano bar possiamo chiudere sì, a questo direi punto. che Possiamo chiudere la, la nostra sessione. Scusate sì, se, la se abbiamo divagato però ero curioso. Mondadori, fai la canzone del Ghiaccio e del Fuoco, se sono queste cronache. Tu ti immagini poi Regar che parla e fa. Su, sono le cronache del Ghiaccio e del Fuoco, riferendosi al figlio. Su, è la canzone del Ghiaccio e no. del Fuoco. Su, è la canzone. Mondadori per favore Rimettete Demon che ha 94 anni Che è troppo meme Per favore Secondo voi in House of the Dragon Vedremo la piovra rossa? È difficile mm... Però io ci spero Anche perché in realtà Poi nel racconto della danza dei draghi Fa un cazzo Sì cioè non è che okay. È figa la storia prima, è figo come muore. Cioè, lui fa un po' di casino lì, arriva tardi, fa robe, vede gente nella danza dei draghi. Il resto è tutto quanto eh, tutta, tutta ciccia. In realtà okay. voleva essere un giornalista, non un cantante. Martin. No, okay. rega. Ah, ah. No, allora che mi sono Su penso? è la canzone del ghiaccio del fuoco perché Regar è cantante ah, no. sono, stu sono del... stupido, sono stupido, scusa, sono stupido. Il luccio del ghiaccio e del fuoco e io la tarantella del ghiaccio del fuoco. Vabbè che tanto io mo muoio e lascio tutto in eredità a Lucio, sicuro. No, no. Come Se no? tu muori, moriamo insieme. Tu, io mi, sp no, mi spengo automaticamente. Ah, okay. ah, siamo collegati in quel senso? Sì, okay. sì, sì. E per quello poi abbiamo le stesse idee e cose. Eh, e questo è vero. Ma anche una bracciola nel ghiaccio del fuoco sarebbe. Tipo la bracciola. carne cotta a bassa temperatura che viene prima cotta, poi conservata sotto vuoto nel frigorifero e poi. Nel ghiaccio e il fuoco. Eh, Quindi in realtà la canzone del ghiaccio del fuoco? Perché, ah, eh, vedi! Perché Jon Snow, lui ora viene congelato e poi lo scongelano quando serve. Lo per nella questo sua busta... è la canzone quindi del ghiaccio e del fuoco. Quindi mo lo mettono nella busta quella sottovuota, <ride> tutta... sì. dentro l'acqua bollente lo cuociono a È Tipo un, un hamburger, perché Martin mangia un sacco di hamburger. Però la dico carnetica no... del ghiaccio e del fuoco. Ah. Sì, sì perché anche lì giustamente i corpi li devono scongelare una certa. Il mondo del ghiaccio e del fuoco, del mondo del ghiaccio e del fuoco, del mondo del ghiaccio e del fuoco, del mondo del ghiaccio e del fuoco. Il mondo delle cronache del mondo e della canzone, la canzone delle cronache, la canzone delle, del del cronache del del mondo, delle cronache del ghiaccio del mondo delle cronache del ghiaccio del mondo delle cronache del ghiaccio della canzone delle cronache del ghiaccio Ah! Devo lasciare il tavolo, lasciare il tavolo. Ah! 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 Ah, Dio mio, la trentina. Rosticino del ghiaccio e del Allo fuoco. Che è Johnny, sì, anche anche Quentin. Purtroppo, perché hai dovuto dire questa cosa? <ride> perché Non te l'aspettavi questo? Perché? perché? Sì, ah... Quentin. Quentin. Perché, Quentin? Ho traumatizzato Lucio, ragazzi. Ah. Ah, che... Sai cosa mi ha colpito più del dovuto. Non so perché. <ride> sì, sto allora io me ne vado, me ne vado. Come si fa a chiudere qua la chiave? Disconne <ride> Pokémon rosso fuoco e Pokémon blu ghiaccio. La canzone di Moltres articuno. ovvio. Oh. Uh, lo schwa del de ghiaccio la, la del ghiaccio del fuoco ma è lo schwa o è la schwa? ma soprattutto il termine schwa è maschile, signore, è maschile femminile o si deve esprimere col neutro e quindi è le schwa e quindi è tutto con lo No, so, dobbiamo chiedere a Sio chiedere il massimo Sio esperto Sio. italiano che, che genere è la parola schwa in italiano? non riesco più a respirare <ride> qui è il momento di chiudere Aiuto. E Validiano, non a Genere, sono allora. d'accordo. Il Gloria Hall del ghiaccio e Ghiaccio del Fuoco. Su questo possiamo chiudere, perché a questo punto siamo arrivati in eh, zona eh, verità. Sì, no, è... ho paura dove potremmo arrivare tra altri 5 minuti. Da da a qui, questo da punto. Qui, poi possiamo chiudere. Allora, ragazzi, grazie a tutti quanti per essere passati. Noi vi ricordiamo che potete sostenere il canale iscrivendovi al novero dei nostri a notte per i nostri patrons, bellissimi che vedete qui. Eh, che diventano sempre di più, ci sostengono e cioè danno possibilità di mettere. La, un po' di fondo cassa da parte per le varie emergenze e fare compravendita su stanno solo comprare su, su Pamplin, codice sconto Stannis per avere 20% di cashback e un paio di calzini a gratis e questa settimana. Se comprate tre magliette, delle tre, una è gratis. Dura una settimana. La promozione. Spingeremo sui social, in realtà solo su Instagram, domani a caso. Però sappiatelo se dovete comprare robe su pumpling volete approfittare di una promozione c'è questa che è grossa di questa settimana qui e, e ricordatevi che se vi permettete un'altra volta di dire anche solo accennare che facciamo una live un pochettino più dialogata con voi perché abbiamo finito gli argomenti io vi vengo a cercare a casa con i draghi vi verrò a guardare a fissare mentre dormite fino a quando non vi sveglierete io vi fisserò solo la prima cosa che vedrete quando vi sveglierete e la seconda cosa, cosa che vedrete sarà un martello gigante che vi si schianta in faccia Figli di puttana, venite voi a fare il lavoro che facciamo noi ogni settimana, inventarci due video a settimana per il vostro ludibrio pezzettini di sterco. È chiuso? Ok. Noi pensavo che chiudessi poi la live così. No, no, no. Mi aspettavo un finale a, a sorpresa. Io vi vedo abbastanza. <coughs> Buonanotte. Buonanotte a tutti. Non so se dormirete adesso, però buonanotte. Sono merito non dormire, Steve. B buonanotte! Ciao a tutti, ciao a tutti.